Nel canale di pensioni e aggiornamenti, il centrodestra sta continuando la battaglia riguardo alla riforma delle pensioni, facendo proposte davvero allettanti. Molti si chiedono però se tali proposte saranno effettivamente rispettate. L'ultima, quella di Silvio Berlusconi, che oltre a voler alzare la pensione minima a 1000 euro, ha promesso tale cifra anche per le casalinghe. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il centrodestra, come dicevamo, continua la propria battaglia sulla riforma delle pensioni e promette cambiamenti davvero allettanti per i pensionati. Forza Italia ha un cavallo di battaglia, ovvero quello di aumentare le pensioni minime a 1000 euro. L'ex presidente del Consiglio Berlusconi ha in testa di assicurare tale cifra anche alle casalinghe, spiegando: quella particolare categoria che non ha pagato contributi ma duramente lavorato in casa, parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne. Queste le parole di Berlusconi. Nello stesso tempo la Lega invece propone quota 41. Ieri Matteo Salvini ha fortemente polemizzato, come raccontavamo nel video pubblicato, con Elsa Fornero, il tutto a distanza. Il primo provvedimento che Salvini vorrà portare in Consiglio dei Ministri è proprio la quota 41 per cancellare definitivamente la legge Fornero. L'azzeramento della legge Fornero fa bene a Napoli e fa bene a tutta l'Italia. Mandare in pensione chi lavora da 41 anni significa aprire gli spazi di lavoro ai giovani che altrimenti vivono di precariato a vita, ha ribadito Salvini nell'ultimo suo intervento. In ogni caso, la proposta di Berlusconi comunque di alzare le pensioni minime a 1000 euro e allo stesso tempo garantirle alle casalinghe costerebbe, secondo le ultime stime, la bellezza di 31 miliardi di euro alle casse statali. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.